È questo che Gesù mi suggerisce, abbandonare tutto e tutti, andare incontro ai più grandi sacrifici, spendere questi pochi anni di vita santamente, salvando tante e tante anime, essendo l'apostolo dell'amore di Gesù e di Maria, ed infine morire martire per Gesù. Vincenzino Guazzo nacque a Capaccio da Antonio Guazzo e da Lucrezia Grattacaso il 16 gennaio del 1917, anno in cui si chiudeva il processo apostolico di San Giovanni Bosco. All'età di 4 anni fu fatto segno di una grazia speciale del Signore. Fu trovato miracolosamente salvo sotto le macerie delle scalinate del fabbricato Guazzo, che erano improvvisamente sprofondate al suo passaggio. Il piccolo Vincenzino riferiva nel suo diario di aver visto apparire al momento del crollo, in tutto il periodo in cui restò nascosto sotto la lastra di marmo, che cadendo era rimasta poggiata al muro la Madonna del Granato, il taumaturgo San Vincenzo Ferrero e il bambino Gesù. All'età di 11 anni, Vincenzino cominciò gli studi ginnasiali nel collegio salesiano di Castellammare di Stabia, primeggiando per impegno e tenacità di voler tanto da ottenere in premio una medaglia d'argento. Amato dai compagni e dai superiori per le sue preclari doti di bontà, intelligenza e pietà, non mostrava mai la benché minima idea di superbia e vanità. Nel collegio di Castellammare di Stabia, Vincenzino Guazzo, come poi lo avrebbero chiamato tutti, sentì la vocazione salesiana, sentì Dio che lo chiamava. Gli additava Don Bosco e la sua congregazione. Voce profonda, suadente quella di Dio quando chiamava a sé i ragazzi. L'anima si fa guidare sperando e fissando la meta, il sacerdozio. Durante la vita collegiale, nell'aprile del 1932, scrive a suo fratello Giovanni. Sì, o fratello, voglio seguire il tuo esempio. Voglio entrare in seminario per raggiungere come te il santo ideale. Poi scrive ancora allo zio Monsignore Francesco. Quanto tempo che avevo questa santa vocazione, e quanto per vergogna e quanto per timidezza ho sempre taciuto. Ma adesso che la mia vocazione è fiorita sempre più, il mio cuore è ribelle e non posso fare a meno di palesarvi che voglio entrare in seminario per poi raggiungere quel santo ideale a cui tanto aspira il mio povero cuore. Nel novembre 1932 entrava nel seminario di Vallo della Lucania. Così scriveva a suo padre. È giunto finalmente questo sospirato giorno dopo tante lotte. Con ansia l'ho aspettato ed ecco, o papà carissimo, che oggi, consacrandomi tutto al Signore, lascio gli abiti mondani e con gioia inesprimibile indosso la veste talare, che sarà per me pegno di consolazione e di sacrificio. Grande è la mia consolazione in questo giorno, grande, il gaudio del mio cuore. In questo giorno così caro pregherò tanto, tanto il bambinello Gesù, affinché mi faccia raggiungere col suo divino aiuto la meta agognata. Anche se in un'età giovanissima, il giovane Vincenzino aveva già completamente chiaro tutto quello che avrebbe potuto condurlo alla santità. Il 19 settembre 1938 faceva la sua prima professione religiosa a Portici e in seguito da lì passò all'istituto salesiano di Lanuvio, ove continuò la sua vita da religioso. Durante il tempo di permanenza a Lanuvio, il desiderio sempre vivo di farsi missionario si maturò completamente. Infatti, il 7 maggio del 1939 scriveva alla sorella suora. Ti scriverò sempre che il Signore mi vuole missionario. Ebbene, già ho fatto la domanda per andare missionario, per convertire nelle terre lontane migliaia di infedeli ed anche morire martire per Gesù, morire vittima per il bene di tante anime che stanno lontano da Gesù. Da Lanuvio, l'Ispettorato dei Salesiani per l'Italia meridionale, a sua scelta,
lo destina temporaneamente in Andria e, appena raggiunta la città di Andria, scrive ai suoi genitori. Qui mi ha mandato il Signore, qui mi farò santo. È nel suo diario. Eccomi all'apostolato nel campo del lavoro tanto bramato. Questa santa notte sia una preghiera continua per te, o mio Gesù. O Maria, mettimi sotto il tuo manto. Ma la sera del 3 novembre si sentì male e fu obbligato a mettersi a letto. Era stato attaccato da un violento tifo, che poi si rivelò ribelle ad ogni cura. Nell'ultima ora, che fu l'ora di agonia, amò ripetere il Pater, l'Ave Maria e specialmente l'invocazione Fiat voluntas tua. Spirò serenamente col nome di Maria sulle labbra nel bacio di Gesù crocifisso. A 22 anni si spegneva la giovane vita di Vincenzino Guazzo. 22 anni intensi di amore e di sete ardente di apostolato. Molte sono state le testimonianze di coloro che sono stati accanto a Vincenzino. Infatti, tra queste, la sigra Lina Stabile, delegata dei fanciulli di Azione Cattolica di Capaccio, dice: «Egli volle intorno a sé i fanciulli, questi candidi fiori, e se ne fece una passione, che divenne missione al suo cuore angelico e apostolico. Ed è bello vedere un giglio che collabora all'emanazione di profumo ad altri gigli. Fanciullo, amico dei più buoni, dal portamento angelicale. Mani giunte avanti al tabernacolo santo. Seminarista, perfetto dei più piccoli, sembra che la divina provvidenza l'abbia scelto a trovarsi sempre tra i candidi fiori, conversare con loro dell'amore a Gesù e all'innocenza battesimale. Da seminarista e chierico salesiano, l'abbiamo visto a Capaccio tra i fanciulli che lo circondavano, lo intrattenevano, lo importunavano. Ed egli li guardava, li sorrideva e alzava gli occhi in alto al cielo per implorare la benedizione divina sui cari marmocchi e diceva: «Siate buoni». I fanciulli lo seguivano a decina e lì fuori paese li faceva divertire. Ed era bello osservare i fanciulli intercalare il divertimento della preghiera. Oppure lo studente Spera Giovanni da Craco in provincia di Matera dice: «Nel 1936 ebbi la fortuna di vivere assistito dal santo chierico Don Guazzo. Per di più godetti del suo affetto, della sua benevolenza e credo predilezione. Ho tante figurine lasciatemi per ricordo, una statuetta del Sacro Cuore di Maria e una fotografia personalmente offertami prima di partire da Taranto». Don Guazzo mi diceva infatti: Sii sempre più buono, tanto buono, e vedrai che Gesù sarà contento di te e ti farà santo. Prega qualche volta per me, come io faccio per te. Ogni mattina Gesù ti benedica. Addio. Solo ora, conoscendo il suo sogno missionario, ho potuto interpretare l'addio che mi ripeteva dietro ogni ricordo. Conserverò con somma venerazione e lo pregherò tanto, perché dal cielo mi continui a proteggere così come in vita. E molte sono state anche le richieste di intercessione. Infatti, tra queste, il signor di Filippo Giuseppe scrive ad Agropoli: «Il 20 agosto del corrente anno 1940, mio figlio Domenico, di anni 15, ebbe un grave trauma all'occhio sinistro. Ne seguì un'ulcerazione che fu assiduamente curata secondo le prescrizioni dei medici, ma con esito negativo. L'infezione, dopo pochi giorni, si propagò anche all'occhio destro, sicché mio figlio non distingueva né persone né cose, e noi temevamo fortemente che avesse perduto per sempre la vista. La fama di santità del salesiano Vincenzino Guazzo era giunta fino a noi. Quindi mia moglie e mia figlia, il giorno 9 settembre,
si recarono a Capaccio a pregare sulla tomba del santo giovane per la guarigione di nostro figlio. Quella preghiera, infatti, salì al trono di Dio per intercessione del santo giovane salesiano. Difatti, il giorno seguente, mio figlio, raggiante di gioia, ci annunziò che incominciava a vederci. Dopo altri 4 giorni, egli aveva riavuta la vista completamente come prima. Riconoscenti per tale speciale grazia ricevuta il giorno 22 settembre, siamo stati tutta la famiglia sulla tomba del Santo Vincenzino ad elevare a lui il nostro ringraziamento. E con la speranza che Vincenzino possa essere proclamato santo il più presto possibile, ecco alcune parole che lui scriveva nel suo diario mentre era in seminario, riguardanti il desiderio ardente della santità. Ci dobbiamo fare santi. La santità consiste nel fare in tutto la volontà di Dio. L'umiltà deve essere il fondamento di ogni edificio che vogliamo costruire nell'anima nostra. Ci dobbiamo inoltre accostare al sacramento della penitenza e dell'Eucarestia con amore grande e con tutte le debite e volute disposizioni. Cosicché questi sacramenti saranno davvero causa e mezzo della nostra santificazione. La vita è fatta per combattere e lottare. Ebbene, lotterò, combatterò con costanza, con strenuo ardore contro i tre nemici, contro la triplice concupiscenza, il piacere sensuale, l'attacco ai beni della terra, lo spirito di orgoglio e di superbia. Fammi missionario, o Maria, anima e corpo. Con la nuova vita incominciata in intima unione a Maria, mi sento più felice e superiore a tutte le miserie di questa vita. La Madonna, fin da piccino, mi ha preso sotto la sua protezione. Ella mi assisterà sempre. Signore, tutto ciò che oggi penso, dico, opero e soffro, lo unisco ai pensieri, alle opere e ai dolori di Gesù, della Vergine, di San Giuseppe, di tutti gli angeli e i santi, con tutto il bene che si compie nel cielo e sulla terra. Ti presento questa offerta come infinito sacrificio di lode, di ringraziamento, di espiazione e di interpretazione. Divin Padre, rafforzami con la tua potenza. Divin Figlio, calmami con la tua sapienza. Spirito Santo, arricchiscimi con la tua grazia. Amen.